di questa zona. Ecco, Antonietta, quali sono i quattro rifugi appunto che avete raccolto in questo Sì, itinerario? Sono il rifugio Paccherini, il rifugio Giaf naturalmente, dalla parte del versante di Fornese, poi il rifugio Pordenone, in provincia di Pordenone, e in Veneto il rifugio Padova. Ecco, ci teniamo a dire che questo itinerario non è che l'abbiamo creato noi, esisteva già, certo. Noi siamo semplicemente limitati a riproporlo, siamo incontrati tra rifugisti e abbiamo cercato insomma di rendere noto, di semplicemente rendere noto qualcosa che già c'era. È un itinerario che semplicemente insomma, tra virgolette, riunisce alcuni dei più bei sentieri che percorrono le forcelle. Si tratta di un itinerario essenzialmente di forcelle. Di forcelle, sì, non di vette. Di traversate, non di vette. Insomma, la difficoltà, Dario, ovvero insomma, raggiungere le vette da quelle parti non è proprio semplicissimo. I sentieri no. Si limitano di solito a traversare le forcelle. Sì. Attraversate da un rifugio all'altro, attraversando le forcelle. Le varie... Sono poche cime raggiungibili, diciamo... Con perizia escursionistica, sì. Ecco, sì. Altrimenti si va, insomma, su difficoltà maggiori di alpinistica. Ecco, questo è grosso modo la mappa che riunisce sì. I quattro, adesso scorrendo riusciremo a vedere anche i due rifugi più in basso, eccoli qua, la mappa che riunisce questo itinerario che naturalmente oltre a un percorso di base ha anche tante varianti, sì, vero? Sì, tante varianti proprio per rendere possibile, a seconda delle condizioni climatiche, del proprio allenamento e così anche della voglia, insomma, di fare un percorso più o meno lungo, magari aggiungendo anche qualche cima, come per esempio la cima del Monte Piamaggiore. Ecco, sì, quella sì, è... Che veramente è molto, molto valida, è insomma, una montagna di tutto rispetto, quasi 2500 metri, e questa si può fare nella seconda tappa, nella traversata dal rifugio Paccherini al rifugio Pordenone. Al Pordenone. Ecco, ci terrei anche a dire che questo itinerario si può effettuare in tutti e due i sensi, e noi... Personalmente consigliamo di effettuarlo in senso orario perché in questo modo i ghiaioni si percorrono in discesa, quindi sono un po' meno faticosi, però fondamentalmente si può partire da qualunque rifugio e percorrere l'itinerario in qualunque senso. Sì. Ecco, hai detto bene, uno dei punti forti di questo percorso è che ovviamente si può partire da uno qualunque dei quattro rifugi, poi a seconda delle capacità o della voglia di allungare o complicare un po' le cose, si possono includere ad esempio tra il Padova, ecco, e il vostro rifugio, si può passare per Scodavacca, si può passare anche per la forcella un po' più alta, sì. Che poi dà accesso alla valle di Forni, diciamo, Monfalcon di Forni, ecco, quindi al bivacco Marchi Granzotto. E poi il... E quindi ecco, ci sono vari punti nei quali insomma, uno può anche decidere se intraprendere un itinerario o l'altro. Eccolo qua, questo è il rifugio Giaf. Dario, mi dicevi che è un rifugio che ha una certa età, questo. Sì, è stato inaugurato nel 1947. I lavori sono iniziati nel 1938, poi c'è stata un'interruzione durante la guerra. E poi, sì, quindi ha 67 anni. 67 anni? Sì, nel tempo poi ha subito delle aggiunte, degli ampliamenti, no? Però la parte principale è ancora visibile. È ancora valida, insomma, ecco, non ha subito... Ecco, questo è il Flyban Paccherini, che vedete, questa è la sua veste attuale, era molto diverso. Sì. È stato, come è capitato anche allo Zacchi, ad esempio, è stato completamente smantellato e ricostruito. Invece il vostro, il Giaf, invece, ha subito delle piccole modifiche, sì, mi pare. Delle aggiunte, diciamo, degli ampliamenti. Ecco, degli ampliamenti. Bene.